sono proprio affidabile. No, però mi fido più di te, sai. E così. Sono stato alla Maggiora Offroad Arena insieme a Paolo, tra poco vedete un po' che è successo. Abbiamo trascorso una bellissima giornata all'insegna del divertimento, abbiamo mangiato un bel po' di polvere. Siamo stati accompagnati da due piloti d'eccezione, due top player, Mattia Cattapan e Maurizio Peraperin. E non solo divertimento, ma anche per un importante messaggio di vita, posso dire, perché nonostante la vita ci renda un po' il cammino in salita, l'importante è affrontare sempre tutto con il sorriso e al 200%, proprio come dice Mattia. Qualcosa mi dice che oggi ci sarà della polvere. Io ho un'idea, un certo Mattia Cattapan. Ah beh, ma non so perché. Oppure Maurizio Peraperin. Ah, ma sono due piloti top. Allora andiamo. Rispettivamente siamo stati a bordo dei buggy di Mattia Cattapan e di Maurizio Peraperin, io e Paolo ci siamo divertiti, Paolo è anche andato su due ruote. Non so se tu vedi, facciamoci un giro su noi stessi. Sì. Io ho affittato proprio la Maggiora Offroad Arena. Perché oggi tutta mia spesa, Videotop non c'entra nulla oggi. Vieni, vieni, vieni. Offri tu. Oggi offro io. Recupero volante del cappello. Scena Mattia, che oltre a essere un campione di car cross ha deciso di gareggiare comunque contro atleti normodotati. Ha avuto un bruttissimo incidente qualche anno fa, ma non ha perso il sorriso e, come dice lui, ora la sua vita vale al 200% rispetto a prima. Ho lottato per questo e, visto che ce l'ho fatta al posto di far parte di un'elite, ho creato Crossabili e metto a disposizione tutto quello che ho fatto, l'esperienza, gli errori, le cose belle, in modo che gli altri non capiscano. E così nasce Crossabili, questa associazione no profit con a capo Mattia, che così ha lo scopo di divertire, includere, rende sicuramente le giornate un po' più lievi. E perché no? Perché no? Perché non fare questa esperienza che ti fa anche un po' strizzare addosso? Devo sempre essere davanti a Paolo, capito? Sarà così. Ok. Divertentissimo, ragazzi. Sono arrivati, ragazzi, con una faccia della serie terrore. Ciao, ciao. Ma non hai parlato del livello della polvere che ti ho fatto mangiare, io e Mattia abbiamo Stai calmo. Poi ti ho visto un po' in difficoltà sulle due ruote. Sì, perché c'era un problema di, sai, quando stabilità. In aria, quando voli, che sono pochi i passeggeri, ti fanno spostare perché per equilibrare, e lì non avevamo equilibrato bene il mezzo. Lo sport è vita al 100%, anzi, come direbbe Mattia, al 200%, quindi go, mangiamo un po' di polvere, va. Al prossimo video, ciao, grazie. Fuoco e polvere.